essere arrivato in gara 3 a parco chiuso allo slalom di Oppido Mamertina. Che ti è successo alla prima mancia? Dalla prima mancia fino alla terza mancia cercava un monaco. Un monaco che... Ti benedisse? Che mi doveva passare una visita al limite e mettere un dito, scusate l'espressione, nel sedere. Ma è successo di tutto, sia da a Rogliano con la macchina stradale, sia alla prima manche di prove, si sono accavallate due manche. Però i ragazzi sono intervenuti subito. Sono molto emozionato dai ragazzi, perché hanno creduto in me e io ho cercato in modo di portare la macchina su alla grande. Peccato che mi sono anche intraversato un po' brutalmente, però ce la potevo fare, almeno avvicinarmi a un bel risultato. Non avevo pretese di vincere, perché non sapevo, con un cambio normale, salire come sono salito. A chi è intenditore può capire. Pasquale, tu hai 72 anni, la tua 73. 73 anni, la tua vittoria è avere la tuta addosso ed essere arrivato a parco chiuso di questa per strada. Me è una vittoria. Assolutamente sì. Specialmente ho dato tutto quello che potevo ai figli. Quindi ringraziamo i figli per come si vengono dietro. I figli, l'officina di Lipari Salvatore, il rappresentante dei piloti, si è messa tutta l'officina a disposizione, ci ha prestato anche un cambio stradale. I miei figli in 15 minuti hanno smontato il cambio e rimontato l'altro cambio. Poi all'ultima manche, mentre stavo per partire, si è rotto un manicotto perché non era compatibile per quel cambio. Abbiamo preso altre due manicotti, li hanno saldati i miei figli. Papà, coraggio, ce la devi fare, devi salire. E sei salito? Sì, per me è una vittoria. Ma per adesso... Ti aspettiamo al prossimo slalom l'anno prossimo per dire 74 anni con la tuta. No, per adesso devo solo seguire i figli. Ci vediamo alla grande, come grande Pasqualone, alla Fasano Selva, se Dio vuole. Grande Pasqualone, un arrivederci alla Fasano Selva, grazie. E grazie molto all'Auto Lipari, che si mette a disposizione per tutti i piloti, da tenerlo in considerazione. Anche purtroppo è andato così, non fa niente, le gare purtroppo è una vita che corro, ne ho di esperienza, cominciando con quando ho iniziato con l'8.50 Abarth tipo radiale, quanto ho corso con svariate macchine, col 112, la Super 5, Renault. Una vita da gara. Una vita. Grazie Pasqualone, un arrivederci. Grazie a tutti gli amici che credono in me.